I contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti e non attribuiscono e danno carattere puramente educativo, non costituiscono nessun incentivo di investimento. Chiunque intraprende questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi. Di conseguenza, gli autori e Tikmill non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e dagli iscritti. Declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di Tikmill, a meno che non sia stato specificato. L'avvertenza sul rischio, i CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdere il denaro in tempi brevi a causa della leva. Il 73% e il 70% dei conti dei clienti in dettaglio perde denaro facendo trading con i CFD, rispettivamente con Tikmill UK Ltd e Tikmill Europe Ltd. Valuta se comprendi come funziona il CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Allora, questo webinar consueto del lunedì, vi avviso già che abbiamo aggiunto altre date, ce l'avete chiesto anche venerdì, visto comunque la situazione del momento, abbiamo deciso insieme a Tony di estendere i vari interventi che facciamo il lunedì e il venerdì, quindi ci sarà, oltre questa appunto del 23, poi il venerdì 27 marzo, lunedì 30 marzo, venerdì alle 16 e lunedì alle 8:45, come sempre, poi 3 aprile, 6 aprile e 17 aprile. Quindi magari vi segnate già anche questi appuntamenti. Io comunque ho inviato a tutti i partecipanti l'email con le nuove date. Quindi non ci fermiamo mai. Ciao Tony, buongiorno e buon lunedì. Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Eccoci qua questo lunedì mattina. Sono giornate abbastanza tristi per motivi che sappiamo, ma noi continuiamo sempre a provare a fare il nostro lavoro, quello di parlare di mercati finanziari, anche se appunto il clima esterno non è il più propizio, ma insomma io faccio questo lavoro qui e quindi non abbandono lo spirito che appunto dobbiamo avere in questa situazione e continuare in ogni caso anche a parlare di mercati, anche se la situazione insomma è abbastanza pesante. Sappiamo che c'è stato anche un miglioramento, nel senso un miglioramento del peggioramento, come una derivata seconda positiva per il campo di matematica, nel senso che l'accelerazione dei morti è andata negativa e quindi vuol dire che anziché 790 siamo arrivati un po' meno e questo è il primo segno di speranza di un lento miglioramento, se non una diminuzione del peggioramento, sarebbe tecnicamente più giusto dire una diminuzione del peggioramento, il che però porta statisticamente anche a un miglioramento complessivo. Evidentemente questo però è un clima che respiriamo in Italia, per quanto sia pesantissimo, ma non assolutamente percepibile in tutto il resto del mondo, escluso Cina, Giappone, credo la Corea, che sono stati tra i primi loro a essere infettati, e quindi lo stesso clima lo stanno vivendo in Spagna in maniera particolare. Partirà presto, immagino, il Regno Unito, gli europei e gli americani. Questo fa sì che il clima nel mondo sia decisamente brutto e si riflette nei prezzi. Venerdì scorso avevamo lasciato il webinar, addirittura c'era un Nasdaq 100 che oscillava tra i 7.400, 7.350, 7.440, 7.500, aveva fatto subito dopo lasciato, però poi si è verificato un po' quello che era ipotizzabile, ovvero abbiamo avuto un calo molto, ma molto forte, specialmente l'ultima mezz'ora delle contrattazioni. Poi il CFD del weekend, le varie borse aperte la domenica segnalavano pesantezza.
e pesantezza, purtroppo, che si riflette anche oggi nelle quotazioni di tutti gli indici che sono aperti. Infatti, abbiamo l'Italia che dopo un'apertura addirittura a 15.000, 14.990, 980, adesso invece ha perso 400 punti, per cui siamo a 14.600. Parliamo di FIB, noi sappiamo che l'indice 15FD vale circa 200-220 punti in più, per cui 14,8, 20, 8,30 di CFD. Stesso discorso per il DAX che aveva raggiunto 8,550, adesso ha perso 100 punti nel quarto d'ora, insomma, che stiamo monitorando la situazione. Stesso discorso per Standard & Poor's e Nasdaq 100, che avevo visto 6,840, invece siamo a 6,750, per cui 90 punti di Nasdaq. E Standard & Poor's adesso l'abbiamo visto, insomma, a livelli molto 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 bassi. Questo sta a significare quindi che la volatilità probabilmente anche oggi regnerà sovrana. È un po' quello che è la consuetudine di questi giorni. Diciamo che sono valori sempre progressivamente, tendenzialmente peggiori, con dei gran sussulti, perché ad esempio i 7.000 punti di Nasdaq l'avevamo già visti la settimana precedente ancora a questa, anche 6.900, poi abbiamo avuto continuamente dei rimbalzi, degli immediati ristorni e dei rimbalzi, però sostanzialmente sono valori anche i 14.008, 14.900 che sta facendo il FTSE MIB, l'avevamo già visto sotto i 14, 14 è un pelo, la giornata del meno 17%. E stesso discorso è col DAX, per cui vediamo che quando ci sono questi recuperi, grosse discese, grossissime discese, e poi ancora qualche recupero, insomma, la tendenza è quella della volatilità, e la volatilità è quella che deve essere sfruttata, cioè non cerchiamo di non sfruttarla, cioè andare specialmente per chi opera con i CFD, e quindi sono dei future che consentono l'entrata e l'uscita da indici o da situazioni con lotti addirittura di neanche un euro. Me lo diceva l'altro giorno Giuseppe, è possibile operare veramente con dei lotti molto piccoli. Si può sfruttare questa volatilità con il metodo, chi ha seguito tutte le lezioni, diciamo, l'ha capito benissimo, il cosiddetto, quello che io chiamo tergicristallo, metodo avvolgente, piccole mediate, eccetera, perché le possibilità, vi assicuro, sono ampie, sono ampie. Adesso oggi non abbiamo la telecamera, perché molto probabilmente, da quello che abbiamo capito, la banda cercano di restringerla. Io ho sentito ieri che addirittura Netflix, Sky, alcuni canali non danno l'alta definizione. In alcune città o in alcuni paesi hanno tolto parte della banda per appunto di lasciarla dedicare a un po' a tutti o a chi ne ha più bisogno. Insomma, ovviamente sono tutti in casa, per cui è normale essere collegato. Poi ci sono dei motivi di carattere di urgenza in cui la banda è fondamentale, pensiamo alla Polizia di Stato, agli uffici sanitari, agli ospedali, e quindi evidentemente è anche giusto cercare, visto che l'Italia sotto questo aspetto non è evolutissimo, e qui abbiamo una buona idea subito per quello che la gente mi chiede, l'occupazione, saranno tutti disoccupati, saranno tutti si perde, chiuderanno imprese, aziende, purtroppo aspettiamocelo, però io sono sempre positivo, nel senso che l'Italia potrebbe appunto fare un piano di espansione importante di investimenti attraverso, ad esempio, questi nuovi Eurobond, che forse oggi ne parleranno nel pomeriggio, tra oggi e domani, quelli dell'Ecofin, e quindi c'è anche questa possibilità che secondo me si rifletterà in maniera positiva sui mercati finanziari, per cui cominciamo anche a vedere dei temi, perché qualora facessero dei bond
che secondo me non chiameranno Corona Bond o Coronavirus Bond o come li vogliono proporre, perché non è vendibile un bond che sia Corona Bond, insomma, chi lo va a comprare? Il marketing ha sempre la sua parte ed è, diciamo, è meno appetibile. Qualcuno ha proposto European Health Bond, che fanno riferimento più a un progetto di media lunga scala, e secondo me già il titolo è più appetibile. Una svolta di questo genere da parte dei tedeschi e degli olandesi e dei finlandesi, di solito poco propensi a condividere i debiti con gli italiani, quelli della Grecia e della Spagna, invece un'apertura in questo senso, questo momento di emergenza sarebbe molto importante, perché potrebbe dare, io sono sempre ottimista, insomma, io faccio fatica a parlare di queste cose perché ne parlo, ma c'è sempre qualcuno che magari ha delle opinioni differenti, più aggressivo. Io sono abbastanza pacato, moderato, non mi piace la discussione con i toni forti, ma accetto ogni critica, però. E secondo me, se si andasse in questa situazione, in questo momento, sarebbe ideale per l'Italia in particolar modo, ma potrebbe accontentare tutti questa soluzione, compresi i tedeschi, che generalmente sono stati più ostili, perché meno male è un momento di emergenza, è un qualche cosa che colpirà anche loro. Loro possono spendere di più attraverso questi maxi investimenti, 500 miliardi, tramite la loro banca pubblica, che noi non abbiamo, o l'abbiamo anche noi, che sarebbe la Cassa Depositi e Prestiti. Loro hanno una banca che invece si chiama WFW, la terza parola, c'è un W, insomma, ecco, la loro banca tedesca particolare, pubblica, e quindi noi potremmo fare anche noi una cosa del genere. Però la nostra banca, in qualche maniera, viene contabilizzata come debito pubblico. Ogni tipo di iniziativa, di emissione, di bond, eccetera, mentre loro no, per vari motivi. Comunque sono polemiche che in questo momento servono a poco. Però, se noi dessimo vita, ad esempio, a questi Eurobond, probabilmente, ad esempio, le banche, sapete che io non sono mai stato favorevole alle banche italiane nell'ultimo anno, diciamo, negli ultimi 10 mesi, ecco, le banche potrebbero effettivamente respirare, perché se si accollassero i debiti di iniziative importanti, produttive, e qui mi è venuto questo discorso parlando della banda larga e di quello che c'è da fare anche sotto questo settore, ad esempio, oltre il problema sanitario e mille altre cose, effettivamente ci sarebbe la possibilità di allargare anche di nuovo le attività, ovviamente in un prossimo futuro, e questo la borsa la accoglierebbe, secondo me, molto, ma molto bene. Questa possibilità non è remota, per cui stiamo attenti a queste decisioni che faranno tra oggi e domani in Europa, all'Eurofin si chiama. Scusate, ma adesso non mi sono preparato il discorso, per cui non sono precisissimo nei nomi, ma i concetti spero che si capiscano. Ecco, e quindi questa già è un'opportunità, è una speranza che ci dà, ad esempio, per un rimbalzo generalizzato dei listini, e quindi anche dei titoli, in particolare l'Italia, che sarebbe quella che verrebbe più a sgravare tanti altri problemi. E quindi stiamo attenti a fare lo short, perché tra oggi e domani ci potrebbe essere un annuncio di questo genere, e quindi creare un po' di euforia. Non dico che saccano tutto, che si recuperino i 19.000 punti, però un 3-4% magari è nelle corde, specialmente se il recupero è questo. E questa è un po' la situazione. Adesso sappiamo, mi sono un po' informato in maniera definitiva sulle regole dello short, me l'hanno chiesto in tanti, e le regole dello short, provo a rispiegarle, sono abbastanza semplici.
Dunque, né con i CFD, né con i future regolamentati, né con le opzioni, né anche in teoria, però non vedo come lo facciano sapere, con i certificati si può assumere posizioni nette negative sul mercato italiano. Stesso discorso è il mercato francese, K40, stesso discorso è la Spagna. C'è un'azione di coordinamento tra queste regole, coordinata dall'ESMA, che conosciamo tutti, è un organo europeo, che quindi in teoria, se uno shorta un IBEX o shorta un CAC, potrebbe l'ESMA andare a riferirlo alla Consob e la Consob multarti, sono ipotesi remote ma possibili, per cui stiamo attenti anche con l'indice francese e l'indice spagnolo. Attenzione, l'altra domanda è Eurostoxx. Eurostoxx invece si può shortare perché i componenti all'interno del paniere Eurostoxx pesano per meno del 20% sul paniere e quindi la Consob ha stabilito che l'Eurostoxx possa, c'è un FAQ, una risposta, un FAQ è una risposta dove si dice che l'Eurostoxx, non avendo il 20% dei componenti italiani, come coefficiente di ponderazione, è shortabile. Allora uno può dire, però, nell'Eurostoxx ci sono anche titoli azionari francesi in grande importanza e spagnoli. Sappiamo le banche spagnole quanto siano importanti. Ebbene, per quello che riguarda la Spagna e la Francia, la regola, anche loro hanno una lista, non è del 20%, ma del 50%. E quindi anche sotto l'aspetto totale, siccome i titoli di Francia, Spagna, Italia non superano il 50%, anche le regole francesi e l'ESMA, diciamo, consente lo short dell'Eurostoxx e ovviamente anche con i CFD e vari. Questo per chiarezza, mi sono informato abbastanza con dettaglio questo weekend da un mio amico che ha parlato con un avvocato che lavora anche per la Consob e mi hanno dato questi dettagli. Per quello che riguarda l'Eurex non c'è nessun problema, per cui DAX, BTP, Bund, cioè non c'è nessun problema. Al momento, appunto, il limite invece, e stiamo attenti, è quello per l'Italia, come abbiamo detto, stiamo attenti. No, i rischi non sono enormi, però può sfuggire, a me quello che mi è stato detto, è chiaro che può essere sfuggito i primi giorni, o può sfuggire un mini FIB, o può sfuggire una cosa piccola. Non succede niente se sfugge, no, sfugge, però se si vede un'azione reiterata nel tempo, costante, ci può essere una segnalazione e vi assicuro che avere a che fare con la Consob, tutto tranne quello, perché ti arriva una multa minimo da 25.000 euro e se non paghi subito sanzioni, ammende penali, processi, cause e vi consiglio di non rischiare. Per cui stiamo attenti a fare queste operazioni. Evidentemente si può comprare prima e vendere dopo, oppure secondo me una strategia di opzioni, e sono quasi convinto, non mi prendo le responsabilità, però se uno dovesse, chi si intende di opzioni, partire comprando prima, vendendo una put, ad esempio, comprando una call, è possibile, secondo me, attuare strategie, cosiddette strategie complesse o strategie che prevedano la contemporaneità, ad esempio, di una vendita di una put, ma è meglio temporalmente, ad esempio, comprare prima una call o vendere prima una call per poi vendere la put o viceversa. Insomma, già comprare una put secca è proibito, per cui bisogna farla in hedging. Uno compra una put, però prima magari compra il sottostante o compra una call sempre sullo stesso strumento. Per chi è avvezzo e riesce a capire queste cose, penso che siano informazioni utili. Consiglio la massima cautela perché la Consob è molto severa e quindi sono cose che anche Tikmil, immagino, pian piano verrà o probabilmente verrà alla conoscenza. Cosa fa la Consob? Prima avvisa l'intermediario e poi,
sanziona specialmente se le operazioni sono di un importo importante e reiterate nel tempo. E questo ci tenevo a dirlo per completare il discorso che abbiamo fatto lunedì. Per quello che riguarda oggi, l'operatività è un po' difficile, da quello che si vede oggi, se, si è partito anche oggi col classico tergicristallo, perché ieri notte era tutto bloccato in asset di future americani perché avevano superato la soglia del 5%. Stamattina mi sono svegliato e da 6, 6 e 28 siamo arrivati addirittura a 6, 8 e 40 di Nasdaq, e di conseguenza di tutto. Il DAX ha già oscillato tra meno 3 e meno 4%, il FIB ha aperto, come dicevamo, a 15.000, 14.990. Il FIB, e per arrivare poi addirittura 400 punti sotto, con riferimento volevo sapere da Giuseppe, perché io vedo il FIB, poi spiego un'altra cosa, l'indice, quanto quota il CFD sul future italiano, Al perché momento così. 15.067. Ah, 15.067, quindi ci sono 250 punti di differenza. No, questo lo chiedo perché così mi adeguo. Purtroppo mi trovavo molto bene quando i future corrispondevano, come quelli di scaduti di marzo, corrispondevano al future italiano. Adesso, evidentemente, col fatto che questo future sconta dei dividendi che dovrà pagare tra il mese di aprile e il mese di giugno, c'è una differenza abbastanza sostanziale. Via via che verranno distribuiti i dividendi, questa differenza si accorcia, e questo era giusto saperlo. Per intenderci, sappiamo che le valutazioni del future italiano sono quello ufficiale, già comprendono ad esempio la distribuzione del flusso cedolare, mentre l'indice ovviamente verrà decurtato del suo flusso cedolare di volta in volta che scadono i dividendi e vengono pagati i flussi di capitale. Il dividendo corrisponde a una voce che poi viene messa a bilancio nella capitale sociale come accantonamenti straordinari oppure capitale netto, e quindi lo stacco del dividendo di fatto costituisce proprio una perdita di capitale e capitalizzazione della società che si riflette sull'indice. E questo ovviamente fa un po' di confusione, perché il future è un contratto che già prevede questo, avendo una scadenza a termine a giugno, mentre l'indice ovviamente va di giorno in giorno, e il CFD per convenzione tendenzialmente segue l'indice. Poi ci sono anche dei CFD che seguono il future, però credo che dal punto di vista sia fiscale oppure della convenienza dell'operatore siano parecchio sconvenienti, e quindi di fatto non vengono utilizzati. Io di queste cose lo so perché qualcosa, almeno faccio riferimento a IG, perché 4-5 anni fa non ci operavo, però seguivo molto IG e so che aveva queste regole, e grosso modo credo che Tikmil faccia le stesse cose. È vero, Giuseppe, c'è anche il future sul, o lo avete abolito, il No, future proprio che sono cash, quindi non c'è poi non si deve chiudere la posizione, quindi è senza. esatto, Paghi solo il rollover giornaliero che include già i costi e perfetto, esatto. seguo questa logica qui. Ecco, hai fatto bene a ricordarlo, perché lì non c'è il rollover e quindi deve fare riferimento al paniere, all'indice. Scusami. Esatto. Ci sono un po' di domande Vai. su. Tra l'altro noi le avevamo qualcuna venerdì, molte sul petrolio, se ti ricordi, quindi ti chiedono una view sul petrolio. Poi sul discorso del FTSE MIB, passiamo prima, finiamo con il discorso del FTSE MIB e poi passiamo magari al petrolio. Roberto alle 9.01 scriveva: ho un buy adesso su questi livelli del FTSE MIB, come la vedi? E Luigi poi ti chiede: devo proteggere delle opzioni vendute su FIB, posso usare un mini FIB short? Sì. E poi Marco Vitali ti chiede: sulle operazioni long con certificati non ci sono problemi, vero? Quindi no, non lo Allora, Marco lo conosco bene, Luigi penso sia Luigi Lo Console, penso, perché è un ragazzo che conosco molto bene, è venuto anche
Mestre. Ho capito. E la prima domanda? Se vedi, come vedi un buy su questi livelli del FTSE MIB, livelli attuali di CFD, TICC MIB 15.70, comunque su questo supporto. Allora, io guarda, bisogna purtroppo ho la mentalità da scalper, per cui io credo che è quindi in questo istante, sai, mi viene da 605 come minimo, parliamo del FIBO ufficiale, oppure voi aumentate di 230 punti, chi segue il CFD? Allora diciamo che adesso che siamo sui 15.050, avevamo visto 200 punti in meno poco tempo fa. Tendenzialmente mi piace scucchiare da sotto, come sapete, per cui piuttosto non faccio l'operazione, ma vado a cercare un valore non distante da questo. Cercherei un valore di entrata di una centinaia di punti sotto, ecco, un intermedio tra il minimo e il valore di adesso. Perché? Perché siccome c'è volatilità, noi la dobbiamo sfruttare, non parte via niente, tutto al più se parte tutto vuol dire che la situazione mondiale, io uso questi escamotage psicologici, vuol dire che la situazione mondiale del coronavirus migliora e quindi almeno perderemo l'occasione del long, ma ci consoliamo con il fatto che le cose stanno andando meglio. A parte gli scherzi, non è male, io non ho un livello tecnico, secondo me i livelli tecnici contano un po' meno in queste situazioni, per quanto razionalizzare un'entrata con un livello tecnico, se uno è capace, va benissimo, ma ho questa idea mia molto particolare, che stradomani, dopodomani venga fuori un po' la possibilità di fare questi bond garantiti dall'Europa e non solo dall'Italia. E questo darebbe molto spazio al FIB, perché le componenti bancarie e assicurative del nostro indice sono ancora molto importanti, sfiorano il 40%, una volta erano ancora di più, forse 35%. E quindi è possibile sfruttare speculativamente questo. Ovviamente io, ragazzi, mi butto, non faccio furbo, non dico mille parole per non dire nulla, però prendete sempre quello che dico come cose che possono avverarsi. E no, ecco, non è che siccome Tony dice, ecco, domani ci sono gli Eurobond e facciamo tutti festa. Però come idea probabilistica, io sono convinto che la borsa, contrariamente a quello che dicono i miei colleghi master trader, sia un gioco, sia un brutto gioco, anche pericoloso, lo dico proprio apertamente. Non è una scienza, non è una cosa che ti garantisce uno stipendio, non è una cosa, un'arte, sono cagate. È un gioco dove si può, io sono profittevole. Storicamente profittevole, però credo di avere moltissima esperienza e moltissimo talento, però è un qualche cosa che si può riuscire a guadagnare qualche cosa se si impara, si fa esperienza, si è modesti e si accetta, ecco quello che volevo dire, l'aleatorietà, cioè il fatto di non accettare l'aleatorietà. Secondo me è un controindicazione, nel senso che tutti dicono non è un gioco, è una cosa seria, qui è la scienza che funziona, c'è la tecnica, basta il money management, tutte queste robe qui. Invece ci vuole, per ogni operazione ci vuole un po' di culo, scusate il francesismo, e la parte residuale è bravura, e quindi a lungo periodo se il culo che si compensa, mentre la parte residuale che sembra riesci a guadagnare qualche cosa. Quindi quando io dico le cose sono sempre in termini di rapporto rischio-rendimento vero, cioè in termini probabilistici. Secondo me un'azione, vedete come sta scendendo, fatta, mi riferisco al future ufficiale, ecco, all'indice, parliamo di indice, in aria 15, perché io vedo qui tra l'altro l'indice molto alto. Quindi immagino che ci sia un titolo sospeso che non faccia punteggio, perché a me l'indice addirittura è 15,4, ma non esiste che l'indice sia 15,4, almeno a me la piattaforma mi dà 15,433 l'indice ufficiale. Perché da così? Perché probabilmente c'è qualche titolo sospeso che non riesce a aprire, e quindi, Non ho un'idea di verbo, come? Tiziano.
Tiziano scrive Unicredit fermo. bravo. Grazie Tiziano, ecco, e allora così spieghiamo, facciamo ulteriore cultura. Unicredit è bloccato, Unicredit è il quarto titolo per coefficiente di ponderazione, quindi la regola dell'indice che si prende il last vorrebbe dire l'ultimo prezzo di riferimento di venerdì, per cui 7,94, e nel paniere l'Unicredit rimane a 7,94, quindi non sconta il 7,50 che sembrerebbe aprire adesso a 7,50, che è un circa, non so, un 8, no? Eccolo che apre, un 5%. Questi punteggi ovviamente incidono, il fatto che non li sconta e che non sia aperto incidono nel paniere. Il paniere in questo momento aperto e vedete immediatamente che c'è un abbassamento da 15, 4,50, finalmente è aperto Unicredit, proprio mentre me lo dicevano, e siamo a 15,280 e questo fa sì che il paniere abbia un prezzo più rispetto a cosa? Al future. In più ci saranno altri indici perché ancora il paniere è 15.230. Luigi dice anche Eni. Luigi dice anche Eni. Sì, Perfetto. Ecco, italiano. l'Eni sta aprendo adesso. Comunque, l'importante è che abbiate capito il concetto. E quindi per finire il discorso di prima, parliamo sempre in termini probabilistici. È un gioco, la volatilità è alta, la size. Ognuno sceglie la sua, c'è chi può, se perde 1.000 euro, capisce che lui li rischia, li ha vinti e li può perdere, c'è chi può farsi male, specialmente in questo periodo dove i soldi che girano saranno sempre meno, insomma, tutti noi dovremmo rinunciare a qualche cosa perché non facendo meno attività o siamo costretti a guadagnare meno. Comunque, ecco, proprio la domanda, ecco, in questo momento, proprio mentre parlavo, il FIB ha perso, l'Italia ha perso quei 150 punti che dicevo prima, per cui, diciamo, a livello 15.000 di quanto mi dici quanto vale il TICMIL adesso? 14.930. Ecco, 14.930, per essere ancora più chiari, che corrisponde allora su 250 punti, a 6,80 di FIB ufficiale, potrebbe essere un'entrata con un rapporto rischio-rendimento equilibrato, abbastanza favorevole. Ovviamente in questa situazione, se uno l'ha fatto, perché potrebbe esserci volatilità, un'uscita emotiva del fatto che forse farà l'Eurobond, insomma, sale, scende, sale, scende, sale, scende. Io ovviamente non c'ho il futuro, però a 6,80 secondo me, o a 930, prima o poi ne vieni fuori, cioè nel senso che non sarà magari tra 5 minuti, non sarà tra un'ora, magari oggi pomeriggio, domani mattina, almeno così ha sempre fatto, e questa è la tecnica. E questa è la tecnica che uso io, che avrete capito. Va malissimo. Io, finita questa trasmissione, alle 10:10 sarò a fare con InvestTV, squadra gialla, squadra blu. Io, è un anno che faccio sta squadra gialla, squadra blu. Tutti i trader che vengono chiamati a squadra gialla, squadra blu, tranne quelli che magari mi conoscono e hanno un po' imparato da me, tipo Fabrizio Micciotti, oppure Padoan, oppure insomma quelli della mia scuola, ecco, loro danno questo tipo di ordine. Vi racconto questo che è carino. Non ne parlo male, è però una modalità che vi racconto per dire non fate così in questo momento. Allora, magari dico, Tony, cosa dai? Io dico la scucchiaiata da sotto o il colpo, se alto shorto e se basso compro. No, in questo momento a 670 avrei comprato. E do il prezzo generalmente del momento. Loro dicono, non so, il DAX, guardo il DAX, vale 6,5, in questo momento dicono shorto il DAX a 6,350 o shorto il DAX a 6,4. E io istintivamente le prime volte non capivo, dico, ma scusa, se 6,5 a 8,4, a 8,4, se a 8,5 che a 8,4, che vuol dire? E poi ho capito col tempo che loro intendono il tocco, cioè se tocca 8,4 shortano. E sono rimasto un po' perplesso, però ho visto che lo fanno tutti o quasi tutti, e quindi ho capito che c'è questa modalità di dire
l'hanno spiegato perché io ho chiesto scusa, ma che senso ha short 8,4 che vale 8,5? Conviene partire a 8,5? E poi mi hanno spiegato, no, perché se tocca lì vuol dire che il mercato arriva. Allora, questo metodo, che non è il mio stile, per carità, ma ci può stare con delle logiche di mercato, che vuol dire che il test, il controtest, il trend, tutte queste boiate qui, ci può stare. In questo momento io, chi mi segue, lo sconsiglio proprio andare sul breakout al tocco, ti può andare bene una volta, due volte su 10, quattro volte su 10, ma statisticamente è sicuramente un metodo da non operare. Se uno ovviamente vuole shortare il DAX, non aspetta che arrivi a un minimo assoluto per shortarlo, ma da lì si scucchiaia da sotto. Poi è chiaro che ci sarà ogni tanto una direzionalità impressionante, e quindi dobbiamo assumerci le responsabilità di quello che facciamo. E questa è la domanda. Poi c'era Marco Vitale che mi ha chiesto dei certificati. Tony, l'unica cosa ti chiedo, perché tra 8 minuti inizia un altro webinar di un mio collega polacco e mi ha chiesto di chiuderlo alle 9:30 Allora, perché... 7 minuti vado velocissimo, va bene, ah, ma io Quindi poi parto anch'io, sono già nel nero azzurro. se passiamo sul petrolio, perché era una domanda già da venerdì e poi Sì, Alessio... allora Marco Vitale, il CFD non si potrebbe perché nella FAQ della Consob si fa riferimento anche ai certificati, ma con quasi un'incertezza non farà mai nessuno ricorso sul fatto che tu compri un certificato, cioè di fatto lo puoi fare. Poi c'era la domanda sul FIB, l'abbiamo risposto, sul petrolio, ma il petrolio è una qualcosa più o meno che mi sono espresso quasi tutti i giorni. Io sono convinto, lo ripeto, che il petrolio abbia un eccesso di offerta enorme, perché adesso ne comprano molto meno, e che ci sia una vera e propria guerra intorno a questo prezzo. Il motivo, che ovviamente non è ufficiale, è che si voglia far fallire degli shale oil. E per di più ci sono degli swap molto negativi se vuoi andare long sul petrolio a questi prezzi, perché il mercato ovviamente considera l'eventuale contango e il prezzo eccezionale. Quindi tutto sommato, o uno fa scalping, prova a fare 20-30 centesimi, ma entrare strategicamente long, vabbè che oggi è a 22, sto discorso lo dicevo a 26, per cui a 26 ho ragione, io gli eccessi non mi piacciono. Si può tentare di entrare adesso long sul petrolio per 2-3 dollari, ma ripeto, secondo me oltre 28, 30, 32 dollari, così non lo vedremo finché non falliranno delle compagnie americane di shale oil. E questa è la mia view. Molto al di sotto non ci credo neanche, per cui in area 20, 19, 80, 21, 22 può essere preso long per operazioni veloci di scalping. Perfetto, poi c'è una domanda proprio sul petrolio e poi chiudiamo, Tony. Chiede, mi dite il vostro parere sul settore delle energie rinnovabili considerando la guerra dei prezzi del petrolio che ha iniziato Putin e da quanto ho capito la Russia sta investendo da tempo su gasdotti Russia Europa, esempio Nord Stream, la Lagarde si è dichiarata pro green e Putin mi sembra davvero molto motivato ad affossare le petrolifere americane di cui già Tony parlavi, hai parlato di questo argomento in un webinar precedente. Non lo nascondo, oggi sono uscito con di nuovo dei certificati che ho inventato io, vi farò vedere, metterò il video, insomma, su una trasmissione che inizia alle 11, che sia il lunedì del trading su InvestTV, e quindi ci sono questi certificati, opportunità di investimenti che io ci metto l'Enel ancora come protagonista, per cui energie rinnovabili, l'Enel sappiamo che ha investito tantissimo in questo settore e tutt'oggi dimostra una forza incredibile, perché se pensate che da 5,77 adesso l'Enel, se andate a vedere quello che era l'anno scorso, l'Enel sta performando positivo rispetto a un anno.
rispetto a tutti gli altri titoli, è evidente che questa forza dell'Enel, anche in questa situazione di merda, scusate il francesismo, è prodromica del fatto che le energie rinnovabili siano un tema che una volta. Sono d'accordo con l'utente, per cui andiamo a cercare sempre titoli che operano su quel settore che ci sono in tutto il mondo. Io conosco molto bene l'Enel perché mi piacciono i titoli italiani, mi piace il dividendo che ha, è un titolo che, come qualcuno sa, seguo molto bene già da parecchi mesi. Ovviamente adesso è al solito è un po' caro, secondo me si può riprendere ancora intorno ai 5,30-5,40, però questa è la mia idea, così rispondo due picciori. Certo, le energie rinnovabili hanno un grandissimo futuro, quando finirà sto coronavirus sicuramente questi titoli legati alle energie alternative ritorneranno baldanzosi verso i massimi che stavano facendo prima di un mese fa. Perfetto, Tony. Allora, siamo arrivati al momento dei saluti. Tra l'altro saluto Rocca Salvo, ti saluta Tony, mi ha promesso di passare. È Tra vero. l'altro con Rocca Salvo tra poco alle 11 avrò il consueto appuntamento, parlerò di Cot Report. E poi Tony ti fanno tanti complimenti, ti salutano anche Roberto, salutami il mago. E, vediamo altre. Purtroppo per altre domande non abbiamo tempo perché dobbiamo chiudere, però venerdì alle 16 siamo di nuovo qui e lasceremo lo spazio anche alle altre domande che purtroppo non abbiamo avuto modo di fare quest'oggi. Siamo pieni di webinar, siamo pieni di webinar. Seguite il webinar Peakmill che finirà, inizia alle 9:30, quell'altro, poi alle 11 ce n'è uno molto bellino, che è quello dell'unità del trading su Invest TV di Fontobel. Siamo io, Riccardo e Signore a Fossatelli con nuove idee di investimenti. I temi sono vari, facciamo tanto, siamo tutti in casa e sfruttiamo questi momenti anche per imparare qualcosa. Ringrazio veramente tutti, un abbraccio. Noi chi vorrà ci sentiamo dopo o sicuramente venerdì prossimo alle ore 16. Ciao. Assolutamente, grazie Tony e grazie a tutti.